Ritrovato entusiasmo nella gora delle spese, corsa agli ultimi regali e ai prodotti per il cenone della vigilia e il pranzo di Natale, armati di carrello e mascherine, rispetto allo scorso anno tanti gli acquirenti che hanno voglia di normalità, seppure relativa. Qui siamo all'interno dello spazio Conad Megalò con il vice direttore Valerio Amorese. Rispetto anche all'anno scorso, dove veniamo fuori da un anno di pandemia e comunque di restrizioni, c'è molta voglia di tornare a stare insieme, di uscire, e quindi il centro commerciale ritorna ad essere un po' la nuova piazza, il fulcro degli acquisti natalizi. Rispetto all'anno scorso c'è sicuramente uno spostamento, una diluizione delle vendite su tutto il periodo di dicembre, e, diciamo, con le riaperture, con minori restrizioni, con il maggior numero di vaccinati che si stanno raggiungendo, vediamo un flusso costante di gente, non più come lo scorso anno, dove purtroppo con le chiusure, le restrizioni, zona rossa e quant'altro, c'era molta meno affluenza ai reparti, alla galleria commerciale. Di questo siamo molto contenti. Cosa va per la maggiore? Beh, sicuramente vabbè, i prodotti natalizi è scontato, quindi dai panettoni, i cesti, i giocattoli, senza dimenticare i prodotti della gastronomia, quindi i vari reparti, la panetteria, la salumeria, la pescheria, soprattutto in questi due giorni, i prodotti del territorio. Insomma, non si bada a spese, nel limite del possibile ovviamente. Beh certo, nel limite del possibile i clienti cercano di passare queste feste, almeno queste feste, quanto meglio possibile in famiglia o con i loro cari o con chi preferiscono. Mi hai detto che dalle 4 di mattina sei in azione. Eh sì, beh, in effetti in questo periodo, per dare sicuramente insomma la varietà, abbiamo puntato nel fare un banco molto più ricco, e anche perché i clienti, dobbiamo dire la verità, sono entusiasti per essere tornati un po' alla normalità, alla voglia di essere insomma in famiglia. La convivialità sicuramente è una delle aspettative per questo Natale. Per concludere, qual è il pesce, il tipo di pesce che va per la maggiore, è andato per la maggiore? E allora, diciamo che quest'anno abbiamo fatto una ricetta nuova del salmone, diciamo, in crosta di pistacchio. Però devo dire che poi il prodotto locale, dalla frittura di Paranza ai calamari, comunque insomma ricercano sempre un po' la tradizione, e lo spada, il tonno, comunque sono, per quanto riguarda diciamo il pesce, questo. E poi domani si dedicheranno all'agnello, cioè abbiamo la nostra macelleria che li soddisferà anche loro.